ciò che mangia. Caro Angelo, che cosa Salve. Prepariamo oggi a proposito di questa l'uomo e ciò che mangia? Allora, noi oggi faremo dei filetti di branzino, dei trecci di branzino su una passata di pomodoro con dei cimette di erba cipollina e del sale taifi. Naturalmente siamo sempre qui alla Principessa, che troverete a Cambora San Giovanni sul Tirreno, un posto bellissimo. Venite e poi mi dite. Allora, noi iniziamo a preparare questa ricetta per tempi. Già abbiamo già il nostro filetto di spigola già pronto, già pulito. Noi col coltello lo faremo così. Così andiamo a fare la nostra. Secondo, vero, sì, noi andremo a fare la nostra treccia. Già spinato, non c'erano senza. Quindi è stato lisca, precedentemente. Sì, esattamente. Faremo un taglio centrale. Ma poi, si può utilizzare anche un altro pesce? Di solito anche orata. Anche io preferisco orata. Il branzino. Ecco qui, allora ecco facciamo qua. Vedere come si intreccia. Una. Hai tagliato fino a un certo punto, sì. Poi non hai tagliato più. Esattamente. Che bello. Questa è la nostra treccia. Poi per abbellire noi con del pomodoro piccadillo, già lavati e puliti, lo faremo un taglio trasversale, lo poggeremo sopra, così lo metteremo in una teglia con della carta forno, sì. Un filo di olio e utilizziamo questo sale che ho detto prima. È un sale particolare. Grosso? No. Sì, è un sale grosso che viene dal Giappone. Ma se quindi, le nostre caselinche, le nostre. Si trova anche nelle sì, supermercati normali, oppure magari dove si vendono i sali, si trovano. Si trova, sì, 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 un sale abbastanza. Lo saliamo. Andare, così. Che differenza c'è con il nostro sale? No, è uguale, cambia è solamente uguale. Il colore. Cambia il colore, sì. Quindi giusto per rendere. E anche il sapore, perché viene, come noi vediamo, è tagliato. È più grosso. Sì, tagliato anche è differente. È più grosso, sì, ho capito, va bene. Quindi, ecco qua. Poi noi lo metteremo nel forno a 180 gradi, come ho detto. Per quanto? Allora lo sistemiamo qui sopra. Per quanto ecco qua. Tempo? Per 7-8 minuti. 7-8 minuti. Lo leggiamo sopra. Ecco qua, perfetto. Ecco qua così. E lo mettiamo nel forno. Mettiamo un filo di olio. E la mettiamo nel forno. Quindi a 180 gradi. 10 minuti? Sì, sì, 10 minuti. 10 minuti. Perché la cassa. Naturalmente noi ce l'abbiamo già pronto. Già pronto, eccola qua. Eccolo. Questo è il risultato che noi avremo alla fine. Alla fine. Ecco qua. Un aspetto delizioso. Sì, esattamente. Allora, sarà noi sicuramente così. Abbiamo bisogno di assaggiarlo. Allora, qua abbiamo la nostra passata di pomodoro. Ecco, naturalmente salsa per amatori. Ecco qua. Una passata di pomodoro noi naturale. La leggiamo nel piatto. Eccola qui. Così. Molto densa perché contiene pochissima acqua. Sì. Solo basilico e pomodoro. Ecco qua. Ecco qua. Ops. Con l'aiuto di una spatolina noi andremo a mettere sopra il nostro pesce. Ecco qua. È un secondo fantastico. Ecco qua, sì. Cos'altro manca? Angelo? Allora, metteremo l'erba cipollina. L'erba cipollina. Ecco qua. Un filetto d'erba cipollina. Sì. Ecco qua. Del prezzemolo tritato. Che ovviamente abbiamo già. Perfetto. Fatto. E poi possiamo aggiungere anche del sale, dato che trattiamo il sale. Abbiamo detto che questo sale rosso e nero. Sì, vero? Rosso e nero, abbiamo trovato anche azzurro. Si trova in sì. Tanti colori. Sì, quindi sì, in tanti colori, sì. No, tanti no, sono nero, marrò, azzurro, diciamo è un colore marroncino, non è anche rosso. È difficile è anche ruggine, trovarlo quello. Forse è ruggine. Possiamo dire così, color mattone, ruggine. Ecco, va bene, come preferisci. Ok. Va bene, grazie davvero Angelo, grazie a tutti voi. 5 minuti di gusto finisce qua, ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie.